Buongiorno, ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi facciamo un video, una recensione in italiano. Questa grazie al suggerimento di Nicola Calabrese. Il mio italiano non è così buono, ma vediamo cosa posso fare. Allora, ho comprato questo Neewer 25 mm. Allora, perché ho comprato questo? Questo è per APS-C, per la Sony A 6300, non so come si dice in italiano, in inglese 6300, allora in italiano 6300, non so se dice così. Comunque, mi piace la lunghezza focale 35 mm su full frame. Per questo ho comprato questo, perché questo è come è l'angolo è come quello 35 su un full frame. E poi con f1.8, abbastanza veloce, ma non così veloce, un pochino più veloce di quello Tamron 28 a 75 f2.8. Un pochino più veloce. Allora, un pochino più luce, un pochino più bokeh. Ma non tanto. Quindi, l'obiettivo è molto piccolo, è fatto con metallo, quindi molto resistente, duro e un pochino pesante, più pesante di che come io immaginavo. Però, insomma, non è così grande, è piccola, un obiettivo piccolo, quindi non è pesante alla fine. Si sente un pochino quando gira il focal ring, quando gira l'aperture ring. La senti? C'è questo rumore, e si sente che c'è olio dentro. È un po' strano, però va bene, non è un problema grave. Se fai video, probabilmente si sente. Se hai montato un microfono qua, probabilmente si sente un po'. Però non è deal breaker. La qualità di immagine sembra molto sharp al centro, però c'è un cerchio di immagine che dentro il cerchio è sharp, per fuori il cerchio è soft. Quindi al bordo di immagine sono soft, quindi non è ottimo per la landscape. Ho provato da f1.8 a 16, quindi io avevo fatto questo un foto di test e che c'è a sinistra, al centro, tutto sharp in fuoco, alla destra c'è un pezzo di non so cosa, è molto strano, è tutto è soft e fuori di fuoco, che è molto strano, è molto brutto da vedere. È una cosa che è successo con il mio Canon 10 al 22, non mi piace quello, però non lo so, è questo lento, non costa così tanto, quindi va bene. Fai foto di qualcosa in centro dell'immagine, non si vede il problema. Anche se quando fai video non si vede così tanto problema. Questo obiettivo è molto piccolo, quindi è molto facile da portare per tutti i giorni. È molto facile da mettere dentro la tasca, molto facile da portare. Alla fine, consiglio questo lento per tutti? No. Non sono convinto per la qualità di immagine, e perché c'è questo difetto che non è sharp al bordo. Per questo non riesco, non posso consigliare a tutti. Se hai un budget molto basso, sì, va bene, no, non c'è problema. Ti puoi divertire con questo lento, però se sei serio su fotografia, non posso consigliare questo lento. Allora, that's it. Grazie per guardare.
e alla prossima. È stato molto difficile per me fare questo video in italiano, ma forse un giorno mi abituerò.